Benvenuti al recupero della seconda giornata del Corporate Challenge Clausura 2021-2022. Si affrontano Sacrament e Bain & Company. Calcio di punizione per Bain. Casella sul pallone, va in porta! Fuori di pochissimo. Avanza sulla destra Sacrament. Pallone centrale per Romito che prova a anticipare il portiere. Avanza Dario sulla sinistra, mette in mezzo, non ci arriva nessuno. Porta avanti il pallone Tudinic sul destro, va in porta, occasione per Bain. Ancora Tudini, salto nuovo, vince un rimpallo, apre per D'Angelo, palla dentro e c'è il vantaggio Bain & Company, 1-0 per i Reds. Calcio di punizione pericoloso per Sacrament, arriva il mancino, largo di un niente. Altro calcio di punizione, Meduri sul pallone, va in porta, ha ribattuto la barriera, ce l'ha ancora sul destro, prova la conclusione, c'è il pari di Sacrament, 1-1, ha segnato il numero 13. Romito a centrocampo, va col destro, e vantaggio Sacrament, 2-1 per i Blues. Tudini col sombrero, prova lui, e c'è un gol spettacolare. Uscita del portiere, non la tiene, serie di rimpalli, Romito va in porta, c'è il 3-2 di Sacrament. Cagliazzo si libera col destro, calcia in porta e c'è la risposta di Gagliardi a mano aperta che gli dice di no. Allontana la difesa, attenzione a Comi che è da solo, tu per tu con il portiere, la mette giù, il 10, calcia in porta e non trova la rete del 4-2. Calcio d'angolo di Sacrament, va Dario dalla bandierina, direttamente da calcio d'angolo, segna il gol olimpico, numero 11, 4-2. Avanza il numero 6 di Sacrament, si mette in proprio, salta un avversario, ne salta due, calcia in porta e arriva la manita di Sacrament, 5-2 e finisce qui. Seconda vittoria per i Blues che volano a 6 punti in classifica.